Allora, buona giornata, buongiorno a tutti. Qui nel nord, contrariamente alle previsioni, abbiamo sole. E faccio passare come di prassi alcuni secondi per dar modo a chi ha piacere di collegarsi. Verifico anche che il collegamento sia a posto, aprendo banalmente il mio smartphone, vediamo se è tutto a posto. Direi di sì, ci siamo. Ci siamo. E quindi, senza attendere ulteriormente, presento questa trasmissione e i relativi ospiti e il significato di questa trasmissione, che è quello di presentare una alternativa al modo, tra virgolette, classico di fare impresa, in cui l'obiettivo principale è il profitto, anzi l'obiettivo esclusivo è il profitto. Ora, per carità, il profitto è assolutamente necessario, legittimo, giusto, e un'azienda per poter vivere e prosperare deve fare profitto, ci mancherebbe, però un conto è mettere il profitto al di sopra di tutti gli altri valori e un conto è invece metterlo tra le cose necessarie, ma non appunto al primissimo posto. Ecco, questa era una cosa che aveva capito certissimamente Adriano Olivetti, e mi scuso se la trasmissione l'ho intitolata Olivetti anziché tanti altri imprenditori che sicuramente hanno agito con idee similari, e nella foto che vedete alla mia destra vedete Adriano Olivetti ed Enrico Mattei, quindi avrei potuto intitolare la trasmissione Modello Mattei, Modello Citroën, perché anche André Citroën, pensate, aveva quadruplicato gli stipendi dei propri dipendenti perché si era reso conto che lo stipendio medio allora era bassissimo. Non solo quadruplicò gli stipendi, ma portò l'orario di lavoro da 12 ore a 8 ore e da 7 giorni alla settimana a 5 giorni alla settimana. Questo negli anni 30, quindi pensate che razza di quanto avanti era André Citroën. E capì che così facendo, come poi successe, i dipendenti potevano comprarsi l'automobile che fabbricavano, potevano permettersi di comprare l'automobile che fabbricavano. Quindi questa trasmissione avrebbe potuto intitolarsi con tantissimi altri nomi. Io, mi ripeto, chiedo scusa a chi meriterebbe ugualmente una citazione, ma prendo Olivetti perché ormai nell'immaginario, nella cultura nostra italiana, è diventato un po' sinonimo di un modo diverso di fare impresa, di un modo che non fosse né il comunismo e né il capitalismo, che allora erano, diciamo, i due modelli principali che si contrapponevano, ma una terza via che comunque trovasse la maniera, diciamo così, di salvare capre e cavoli, fare contenti tutti, fare contenti l'impresa in senso stretto, quindi poterla farla progredire commercialmente, industrialmente, ma fare contenti i dipendenti e un po' tutta la filiera che afferisce l'impresa. Quindi non vorrei spendere altre parole su una persona, su un modo di fare impresa che molti di voi conoscono e chi si collega probabilmente conosce. Ho detto due parole giusto per i giovanissimi che magari sono semplicemente incuriositi dal titolo, però vorrei far parlare direttamente chi oggi ha letteralmente un'impresa e appunto riesce a farla in maniera differente. Perché, come si dice, tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare. E quindi vorrei partire con un ospite che il mare letteralmente lo ha proprio attraversato. Quindi veramente ci è andato di mezzo sul mare negli anni, all'inizio degli anni 90, ed è arrivato in Italia da appunto da migrante,
In Italia ha studiato, si è diplomato, ha iniziato un'impresa che sta andando bene, decisamente. È già stato intervistato in diverse trasmissioni e articoli di giornale. Si chiama Durim Cilnaku e appunto proviene dall'Albania. E io gli do immediatamente la parola chiedendogli di dire due parole sulla tipologia di attività che svolge e poi soprattutto quali sono gli elementi che, diciamo così, lo diversificano rispetto allo standard delle imprese classiche e che appunto gli permettono di avere un rapporto con i dipendenti e con la filiera in generale diverso. Quindi Durim, prego a te la parola. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, faccio un piccolo excursus. Quando arrivo in Italia per diversi anni ho dovuto studiare e lavorare, quindi prima il diploma, poi la laurea. Poi la mia attività professionale da consulente aziendale, dove ho incontrato e conosciuto tutta una serie di situazioni e schemi di gioco delle varie imprese con cui ho avuto a che fare, fino a che maturare l'idea di mettere in piedi un progetto industriale che diciamo, tendeva a andare un po' in contrasto con il piccolo e bello. L'economia italiana per diversi anni ha avuto successo grazie alla piccola e media impresa, con l'apertura dell'Italia al mondo intero, prima con la comunità europea, ma adesso c'è uno schema economico mondiale. Questo schema di gioco che il piccolo e bello non è più funzionale. Quindi, circa 10 anni fa, 9 anni per l'esattezza, misi un progetto in piedi, un progetto industriale di rendere, come dire, le piccole realtà, unirle fra di loro e fare una grande realtà che si occupa di servizi. La nostra impresa ovviamente è inserita in un mercato particolare come quello delle manutenzioni, delle installazioni, degli impianti termoidraulici, per dirla in altri termini, nell'ambito civile la caldaia e il condizionatore. Nell'ambito industriale, la centrale termica del gruppo Frigo. Il mercato o il sistema organizzativo tutt'oggi vigente e prevalente è quella della piccola realtà, un po' per il tipo di imprenditore che si trova all'interno a gestire queste imprese, che magari proviene da un'esperienza propria da operaio, poi si è messo in proprio e un po' alla volta è cresciuto. Quindi le realtà che ci sono in giro per l'Italia hanno una media pro capite di circa 10 risorse cada una. Poi c'è qualche realtà che si spinge a 20 e 30, però ecco, rimaniamo su questo livello. Il problema che io ho intravisto già all'epoca è che queste realtà, man mano che il futuro si faceva avanti, avrebbero trovato sempre più difficoltà a condurre, come dire, la propria azienda, motivo per il quale diciamo, pensare a questo tipo di idea di mantenere l'operatività in numeri piccoli, ma di unire le realtà con un'unica organizzazione centrale in modo da far fronte a tutte le sfide che il futuro proponeva e proporrà. Cosa ci distingue dalle altre imprese? Quello che ci distingue nel vero stretto del senso non è tanto quello che facciamo, perché quello che facciamo noi lo fanno tante altre imprese. Quando iniziai la prima frase che ho detto, guardate, nel nostro progetto il master non è importante quello che facciamo, ma è importante come lo facciamo. Grazie alle esperienze lavorative che io stesso diciamo, ho conseguito per poter studiare, per poter conseguire la laurea, mi sono reso conto che la mentalità media dell'imprenditore era quella che tendeva a guardare l'utile aziendale, il che di per sé non è sbagliato. Il problema è che tipo di rapporto hai poi con i collaboratori per conseguire questo utile, quanto attenzione presti a questi ultimi. Per cui già ai tempi dell'università mi dicevo tra me e me, se un domani dovessi fare l'imprenditore, avrei applicato un sistema organizzativo aziendale totalmente differente da quello che io avevo conosciuto in qualità di impiegato, operaio o a seconda del tipo di lavoro che facevo in quell'istante. Per cui
il caso, perché è solo frutto del caso, ho voluto inserirmi in questo settore della termoidraulica, allora ho iniziato sin da subito a, come dire, a introdurre i primi concetti di wellness all'interno dell'azienda. Di fatto la difficoltà che ho incontrato all'inizio è che i miei interlocutori, quindi i miei collaboratori, non erano abituati a questo concetto. Lo guardavo persino con un certo senso di, come dire, di dubbio, no? Non capivano il perché, diciamo, di determinate affermazioni, il perché di determinate azioni anche a livello aziendale. Questo perché giustamente loro non avevano un modello di paragone, quindi era per la prima volta che sentivano certi concetti. Poi ovviamente man mano nel corso del tempo, quando hanno visto la coerenza tra ciò che si diceva e ciò che si cercava di mettere in pratica, un po' alla volta, chi prima, chi dopo, ciascuno con i propri tempi, sono diventati parte attiva di questo processo. Tant'è vero che la realtà oggi conta più di 110 risorse. L'obiettivo è quello di espandersi un po' in tutta l'Emilia Romagna ed eventualmente nel futuro andare oltre l'Emilia Romagna. Quello che mi preme diciamo dire è che all'interno della nostra azienda, ovviamente con i nostri limiti, cerchiamo di mettere la persona al centro di tutto. Quindi palese che l'impresa, perché sia sostenibile, deve generare utile, altrimenti non regge in piedi. Però l'utile lo si può generare in diversi modi. Lo si può generare per massimizzare i propri interessi, oppure lo si può massimizzare per massimizzare gli interessi collettivi, cioè quello dell'intero staff. Tant'è vero che noi proprio quest'anno abbiamo installato un nuovo gestionale che, una volta messo a puntino e perfezionato, ci metterà nella condizione di andare a fare tutta una serie di valutazioni, in gergo si chiamano KPI, indici di performance individuale, in modo da correlare la retribuzione delle persone non solo a quello che il contratto nazionale del lavoro prevede che una persona venga retribuita. Quello è la base di partenza alla quale le persone che lavoreranno con noi saranno assoggettate, ma ogni fine anno di mettere dei premi di produzione correlati alle proprie performance. Personalmente ritengo che sia un metodo, un modo per applicare all'interno dell'impresa il principio di meritocrazia, in modo che ciascuno venga premiato in base al proprio impegno, in base al proprio risultato, in base al proprio spirito di collaborazione e quant'altro. La logica alla base di questo sistema retributivo sta: una certa percentuale dell'utile che l'azienda produce deve per forza di cosa rimanere in azienda perché deve essere reinvestito, altrimenti l'azienda non può costruirsi il futuro. La differenza, quella verrà distribuita fra chi vi lavora all'interno dell'azienda in base a questi indici di performance. L'opportunità alternativa era quello di far partecipare le persone all'interno, diciamo, della proprietà aziendale. Questo tipo di percorso personalmente non me lo sono sentito di intraprenderlo, perché l'idea è non far correre i rischi al padre di famiglia che, come dire, viene a lavorare perché deve mantenere, deve far fronte ai suoi impegni, ma premiare semplicemente l'impegno e il legame che ha con l'azienda. Quindi non verrà chiesto mai alle persone di partecipare, diciamo, nel capitale sociale, ma semplicemente diciamo, verranno stimolati e sostenuti affinché, come dire, il loro impegno venga, sia possibile misurarlo e remunerarlo. Ecco, questo, diciamo, è in termini economici la diversità rispetto all'azienda media. Per quanto riguarda invece la parte di socialità e quindi di benessere in azienda, il principio alla base è che quando una persona va a lavorare passa la maggior parte del suo tempo a lavoro. Quindi quando una persona sta 8 ore a lavorare, diciamo della giornata attiva, perché poi dopo tra il sonno e quant'altro ne rimane poco, quindi diventa di vitale importanza che una persona abbia quella sensazione di sentirsi a casa anche se è al lavoro.
abbia la sensazione di non essere da solo, ma che ai suoi interessi si deve badare lui, ma c'è qualcun altro che tutela i suoi interessi. Questi sono tutto un insieme di obiettivi da raggiungere e per metterli in pratica un'impresa si deve organizzare e noi ci stiamo organizzando in tale direzione con i vari strumenti necessari. È ovvio che questi strumenti sono onerosi e quindi ciò che è un desiderio, che è se dipendesse tutto dalla volontà, si metterebbe in pratica il giorno dopo, c'è bisogno di un tempo necessario perché ci siano gli utili, si reinvestano, si facciano i passi avanti e quant'altro. Noi abbiamo tre eventi aziendali all'anno dove tutti e tre che convertono a far sì che le persone si frequentino fra di loro fuori dall'ambiente lavorativo, quindi per il gusto di stare insieme, li chiamiamo giornate del benessere, e dove le persone si conoscono fra di loro anche sotto un altro aspetto. Dopodiché, l'altro elemento su cui stiamo investendo molto è la formazione delle persone. C'è un altro concetto che sto cercando di trasferire ai miei collaboratori con tutte le mie forze, è che purtroppo il sistema economico-sociale in cui siamo inseriti cambia talmente velocemente che se non si rimane in pari con la conoscenza si corre il rischio che tempo debito di non avere un mestiere in mano. Quindi ciascun nostro operatore viene continuamente formato, per cui c'è l'obbligo almeno due corsi di formazione all'anno di farli, altrimenti, come dire, quella persona poi entra in quella categoria di quelle persone che, come dire, non ci tengono al proprio futuro. Quindi, da una parte, come dire, curare l'aspetto umano all'interno dell'azienda, dall'altra parte, cercando di generare le condizioni perché il lavoro venga remunerato in base alle proprie capacità, alla propria disponibilità, penso che questi due percorsi faranno sì che la nostra impresa, che ha già dimostrato che questo modello funziona, perché passare da autodipendenti a più di 110 in giro di 9 anni, quando in realtà, nella realtà economica ci sono aziende che hanno più di 50 anni e rimangono comunque con una numerosità minima, vuol dire che questo sistema organizzativo e relazionale funziona. Un altro elemento importante è abbattere quanto più la piramide, no? La gerarchica. Quindi che la distanza tra chi prende le decisioni e chi opera sia quanto minima possibile. Noi abbiamo solo tre strati, tre livelli, no? Di organizzazione, per cui il flusso delle informazioni dal basso verso l'alto e dall'alto verso basso è talmente immediato che laddove ci fossero delle problematiche, la reattività per sistemarle, per mettere a posto, diventa, diciamo, immediata, cosa che è una peculiarità negativa alle grandi imprese dove il percorso delle informazioni top-down e viceversa è lento e lungo, per cui da che si riscontra un problema e che si attivano le azioni necessarie per rimediarlo, passa molto tempo e questo genera persino demotivazione in chi, come dire, aspetta la risposta, insomma. Ecco, in breve questo è il sistema organizzativo che noi abbiamo messo in piedi, che stiamo cercando di perfezionare giorno dopo giorno e che, come dicevo prima, è un modello organizzativo, soprattutto nel nostro settore, che non ha, come dire, simili, no? È un modello studiato ad hoc, ovviamente perfezionabile, e il nostro staff, cioè io insieme al mio staff, tutti i giorni cerchiamo di apportare delle migliorie laddove vediamo che c'è qualcosa che si può sempre migliorare. Diciamo, Grazie Luigi, grazie, grazie mille. Grazie, adesso magari chiacchierando ci vengono in mente altre cose, perché per esempio una delle cose di cui io cerco di sollecitare, di sensibilizzare tanti imprenditori normali è anche il rapporto con un altro attore di fatto praticamente indispensabile nella moderna economia, e cioè gli istituti bancari. Quasi tutte le imprese, quasi tutte, hanno rapporti piuttosto
piuttosto fitti con il mondo bancario per le loro necessità di cash, per i finanziamenti, i mutui e quant'altro. Ma anche nel mondo bancario ci sono enormi differenze. E io dico sempre agli imprenditori, guardate che voi avete una grossa leva di pressione, perché potete scegliere semplicemente le banche che si comportano meglio, perché anche le banche possono avere comportamenti parecchio differenti, pur sempre dando dei servizi di erogazione del credito. E questa cosa l'ha capita sicuramente il nostro prossimo ospite, che è Nicola Mele, perché è tra i soci fondatori, tra i primissimi soci di quello che in Italia rimane, io dico ahimè, ancora l'unica banca etica è presente, e lo dico, diciamo, giuridicamente, perché non tutti sanno che in Italia dal 2016 abbiamo una legge assolutamente in vigore, assolutamente regolare, che proprio definisce, oserei dire quasi matematicamente, ma con 7 criteri ben precisi, che un istituto finanziario deve rispettare se vuole poter dire di essere appunto un istituto finanziario etico. Ora, al di là che anche l'Unione Europea finalmente ha rotto questo tabù e parla di finanza sostenibile, e se l'Unione Europea conia il termine finanza sostenibile, significa che quella attuale non è sostenibile. E voi direte, grazie tante, non occorreva che ce lo dicessi tu, la crisi del 2008 ce la ricordiamo, sappiamo perfettamente che è dovuta al fatto che la finanza attuale non è sostenibile. Bene, però, ecco, lo dico a tutti, lo dico soprattutto a chi ci segue in diretta o chi ci seguirà poi in registrati, esistono dei modelli alternativi anche di fare banca, e in particolare queste banche dovrebbero seguire tutta una serie di criteri, tra cui per esempio c'è anche quello a cui accennavi tu, Durim, della retribuzione. Per esempio in queste banche il massimo dirigente, il massimo stipendio non può essere superiore a 5 volte la media. Quindi il mega direttore, super presidente di questa banca non può avere uno stipendio maggiore di 5 volte la media della totalità degli altri dipendenti. Ecco, questa è una cosa che conosce perfettamente il nostro prossimo ospite, Nicola Mele, che appunto è tra i soci fondatori di questa banca, ha avuto una carriera molto di successo nel settore informatico, e poi è passato al settore, diciamo così, agricolo, agroindustriale, ma lo spiegherà lui adesso, e ci dirà anche lui appunto come fa impresa in maniera economicamente, commercialmente, tra virgolette, di successo, ma con evidentemente tutta una serie di accortezze che rendono per i dipendenti, per l'ambiente, per tutto il mondo che lo circonda, un'impresa appunto decisamente sostenibile. Quindi Nicola, prego, a te la parola. Intanto grazie Gianni, sia per la presentazione ma soprattutto per l'invito. È un invito a nozze per me, perché io sono laureato in informatica, uno dei primi laureati in informatica in Italia, e ho vissuto nel centro ricerche Olivetti proprio nel momento in cui il figlio di Adriano Olivetti, Roberto Olivetti, ha trascorso gli ultimi 6 mesi. È chiaro che esistono tantissimi imprenditori che pensano che il profitto, come diceva Adriano Olivetti, può essere solo il profitto il fine di un'impresa. Io sono del parere culturale che non è così, che la cosa che conta di più è proprio la vita organica dell'impresa, la vita dell'impresa, la possibilità di generare positività per l'ambiente, per le persone, per il territorio in cui si vive. Questa è stata l'anima vera di Adriano Olivetti, cioè era la spinta culturale che lui ha voluto dare nel suo territorio. E chi ha vissuto come me nel territorio di Ivrea
si rende conto di quello che è stato il segno che Adriano Olivetti ha lasciato sul territorio in un momento in cui tutti la pensavano in un modo diverso, in un modo per cui era il fine di ogni impresa fare profitto a tutti i costi. Lui è stato sicuramente uno di quegli imprenditori che non solo si è comportato fattivamente in quella linea, ma proprio credeva culturalmente che fosse necessaria una terza via, una via alternativa al capitalismo e una via alternativa al comunismo. E di questo io sono personalmente convinto, è quello che condiziona anche il mio modo di fare impresa. In sintesi vi dirò un po' di cose, spero, di quello che grazie a Dio ho avuto la possibilità di fare in termini imprenditoriali. Io devo parlare necessariamente un po' della mia storia, vorrei parlare delle imprese, siccome sono tante le imprese che ruotano attorno a una rete di imprese che oggi si chiama Happy Network, devo per far comprendere meglio sintetizzare un po'. Sono laureato in informatica, sono andato a lavorare in Olivetti Ricerca di Ivrea, poi sono tornato sempre in Olivetti a Bari, quindi nel sud, e dopo un po' ho avviato una società che si chiama OA Sistemi, con cui ho automatizzato il 52% degli studi notarili d'Italia. Poi ho venduto questa impresa a una multinazionale che mi ha chiesto di restare all'interno per 3 anni, ma io non mi ci vedevo all'interno di una multinazionale proprio come cultura, come modo di essere, perché lì la logica era dell'incremento del ROS, del profitto di anno in anno del 25%, e le logiche che si portavano avanti non erano le logiche che a me piaceva mettere in atto, e cioè quello di non considerare le persone dei dipendenti ma di considerarli dei collaboratori. Poi questo si è ulteriormente perfezionato come ragionamento in un processo generativo di imprese. Quello che connota, mi ha invitato anche un po' a parlare di una banca, ma devo parlare esplicitamente di banca etica, è la banca che ho promosso insieme a tante altre persone a portare avanti quando c'era il comitato promotore per la costituzione, verso la costituzione della banca etica. Ho lavorato anche con altre banche, ma il clima è quello che conta, il clima che si respira in banca etica, oltre che le collaborazioni, perché è una banca a tutti gli effetti, ci ha portato a dire chiudiamo i rapporti di tutte le società che fanno parte della rete Happy Network per costruire con una banca che si comporta come banca, ma che dà attenzione alla sostenibilità, alle persone, al territorio, e quindi era in linea un po' con l'idealità di fondo che muoveva anche il mio interesse, che era l'interesse principale, era quello di capire come poter fare impresa insieme ai giovani del mio territorio. I giovani del mio territorio sono i giovani del sud. Perché è importante introdurre un concetto, secondo me, condivido quello che ha detto l'imprenditore amico, cioè che non si può imporre a persone di entrare in società o di fare cooperative per non scaricare il rischio, ma ci sono tanti giovani che hanno ambizioni imprenditoriali, e quindi Happy Network è diventato, dopo la vendita a una multinazionale della prima società o a sistemi, la società con cui ho costituito una serie di imprese in cui venivano coinvolti dei giovani. E siamo sempre stati sostenuti da Banca Etica in tutti questi processi. Porto un esempio che può essere utile per far comprendere un po' il clima culturale che si vive all'interno della rete Happy Network. Mia moglie si interessava di integrazione fra disabili e normodotati. Un sacerdote di Bologna chiese a mia moglie, che collaborava con Chavagnier, chiese a mia moglie se potevo prendere all'interno dell'organizzazione
un giovane molto bravo della Guinea Conakry che era capitato attraverso una serie di vicissitudini a Bologna, in questa organizzazione che si interessava di integrazione appunto tra disabili e normodotati. Io volevo accontentare mia moglie, ma come facevo a coinvolgere un giovane su temi quali l'automazione degli studi notarili, che è quello di cui mi sono principalmente interessato in buona parte della mia esperienza imprenditoriale? Dissi sì, lo sento, però poi questo ragazzo era veramente intelligente, capace, bravo. Rischiava di finire sulle spiagge a vendere come tutti gli altri in clandestinità anche. Invece è arrivato giù a Bari, l'ho accolto in famiglia, l'ho preso e l'ho assunto quando era difficile fare proprio questa operazione nella OA Sistemi, che era la prima società che si interessava di automazione di studi notarili. E quindi è partita un'esperienza che è durata 5-6 anni, in cui questo ragazzo è cresciuto moltissimo, è diventato un esperto, era già lui anche un laureato in informatica in Algeria. È cresciuto, era bravo, alla fine ha espresso il desiderio di ritornare nel suo paese di origine, la Guinea. E lì è nata l'idea di fare una società insieme. Ne abbiamo fatte due, una qui, in cui la Happy Network è la rete di imprese al 60% e lui il 40%, però ha costituito lì una società che si chiama Gibraghi, in cui lui ha il 60% e Happy Network il 40%. Quindi si può collaborare, si può costruire anche con i paesi del sud. Basta non banalizzare, non semplificare questi processi, ma con una de determinazione a dare speranza a chi vuole fare impresa, si può costruire un processo di generatività molto importante. In Happy Network ora siamo circa 150 persone, ma 150 persone articolate in una serie di imprese, tutte autonome, in cui le persone sono ovviamente al centro, ma anche chi ha voglia e spinta e grinta imprenditoriale può diventare socio e direi socio di maggioranza anche. Basta un giovane che si interessa della parte produttiva e un giovane che si interessa della parte commerciale perché si possa creare quell'incubazione, quel processo di avvio di imprese innovative anche. Io non sto a parlare di startup perché mi convincono e non mi convincono. Bisogna essere incubatori reali di iniziative che possono nel mercato funzionare. Imprese che non vedono il profitto come unico scopo della realtà imprenditoriale. Questo è quello che ci ha motivato e ci ha portato a successi molto, molto interessanti. Con alcuni amici di Verona abbiamo avviato, differenziando il campo imprenditoriale, delle iniziative imprenditoriali nei settori della energia rinnovabile. E abbiamo realizzato imprese nel settore agricolo e nel settore fotovoltaico che combinano le competenze sotto un campo fotovoltaico dove abbiamo coltivato vite. Questo progetto è diventato un progetto estremamente interessante, tant'è che l'università della Georgia è venuta al sud, alla terza provincia di Taranto, a vedere quello che abbiamo realizzato. L'Università di Cuba è venuta a vedere quello che abbiamo realizzato lì. Siamo diventati, essendo stati i primi 10 anni fa a realizzare una cosa di questo tipo, quindi l'innovazione è un fatto importante. E Olivetti era maestro in questo. Io ho respirato quell'aria stando ad Ivrea, mi è nato un figlio lì. Respirando quell'aria si diventa innovatori perché c'è anche passione, perché c'è il gusto del fare. E è arrivata anche l'attenzione dell'Enea,
sui nostri progetti. Ora abbiamo la possibilità di replicare, essendo stati i primi in Europa a realizzare un campo agrivoltaico quando di questo non si parlava, dove sotto abbiamo coltivato la vite, abbiamo sperimentato e microvinificato, e ora dobbiamo realizzare una serie di campi molto più grandi e molto più produttivi, con tutto quello che questo può portare come beneficio in termini ambientali, in termini di motivazione delle persone e in termini di risultato per il nostro sud. Sheriff doveva essere qui in mezzo a noi forse a parlare, purtroppo c'è stato un funerale proprio stamattina e non ha potuto partecipare, perché sarebbe stato bello sentire dal suo punto di vista l'esperienza che è stata fatta. Mi fermo qui perché poi io ho tantissime cose da raccontare. Non volevo fermarti. Adesso vai avanti, volevo solo rassicurare per la centesima volta, e siccome tu sei testimone oculare, lo confermi tu, che questi campi agrivoltaici con il fotovoltaico, nel tuo caso sopra l'uva, si può fare sopra altre culture, vogliamo ribadirlo che non si tratta di una tettoia completa, cioè non è che c'è un tetto che fa ombra su tutto il sottostante. Il modello agri-fotovoltaico, agrivoltaico, come vogliamo chiamarlo, prevede mezzo e mezzo, cioè un filare di pannelli, ho cielo, un altro filare di pannelli, spazio vuoto, un altro filare di pannelli, spazio vuoto, quindi è un modello a scacchiera. Quindi volevo rassicurare ancora... Visto che è un tema interessante questo, su cui bisogna costruire molto, perché l'energia e l'agricoltura sono le cose da cui ripartire se si vuole creare una terza via, perché quello che dà spazio, l'energia distribuita e la coltivazione del territorio è quello che dà la possibilità di individuare nuove strade, perché si legano fortemente allo sviluppo del territorio. Hanno preso esempio da quello che abbiamo fatto e nelle nuove norme hanno individuato un concetto di LAOR, cioè di superficie che deve essere pannellata con non più del 40%, quindi il 60% deve poter essere l'energia solare deve poter arrivare alle piante direttamente, quindi non stiamo parlando di serre, non stiamo parlando di campi fotovoltaici a terra, ma stiamo parlando di quello che l'Enea ha qualificato come agrivoltaico sostenibile avanzato, cioè 2,10 metri minimo di altezza dal suolo e copertura in termini di ombreggiamento con i pannelli di non più del 40%. A noi avrebbe fatto piacere il 50% perché così avevamo sperimentato, ma va bene così, non c'è problema. I nuovi campi saranno fatti in questo modo. E questo è solo uno degli esempi generativi, quando si vuole dire che il lavoro è prevalente rispetto al capitale. Noi dobbiamo tornare a dare importanza alla sacralità del lavoro. La cosa più importante è rispettare i collaboratori e non i dipendenti, pagarli bene, dare motivazioni di crescita sia salariale che economica, ma anche imprenditoriale. E questo è uno degli aspetti più delicati, perché tutte le altre realtà, compreso devo dire le società benefit, che pure hanno una valenza, però se non rimettono in discussione il fatto che il lavoro è prevalente rispetto al capitale, noi non potremo mai sognare delle strade alternative, delle strade diverse. Tenete presente che in Happy Network, che è questa rete di imprese, abbiamo generato una sottorete di imprese che riguardano proprio il food a partire dal ciclo originario. Quindi Solare Sistemi è una società che si interessa di coltivazione
biologica, naturale oserei dire. Poi c'è la società di scopo che manda avanti il campo agrivoltaico, poi c'è Prosvolta che distribuisce prodotti naturali del territorio su una piattaforma di e-commerce, poi c'è Biotega che è un punto vendita in collaborazione con Natura Sì che distribuisce prodotti naturali. Poi c'è la vigna agrivoltaica di comunità. Non dimentichiamoci che le CER saranno delle cose molto importanti e molto utili per rafforzare il potere della territorialità, cioè del decentramento produttivo ed energetico. Perché parlano del anche molto bene del nucleare di quarta generazione. Sì, va bene, tutto quello che vogliamo, potrà anche servire, potrà anche essere, non essere inquinante, però il controllo e la produttività è verso un modello accentrato, per cui non avrà mai la capacità di essere democratico, tra virgolette, come lo è il sole, che è per tutti, o come lo è in parte l'idrogeno, se si svilupperanno delle tecnologie che consentiranno. Questo darà potere a processi di decentramento su cui la terza via si deve avere la capacità di innestarsi, perché altrimenti, se il profitto rimane l'unico fine delle imprese, non potremo portare avanti un modello generativo, non andrà mai avanti un modello generativo reticolare, andrà avanti il modello delle multinazionali, cioè un modello fagocitativo, cioè devo prendere e ingrandire e crescere, 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 crescere senza limiti, fagocitando altre imprese che hanno la capacità, quando si è piccola, di portare innovazione. Quindi io fagocito chi porta innovazione per non perdere il controllo. Questa logica la dobbiamo, Gianni, mettere in discussione. Per questo ho accettato con molto piacere il tuo invito. Io mi fermo qui perché mi piacerebbe, ecco, diventare anche un po' più interattivi, perché altrimenti diventa un racconto di storie che può servire, ma è utile il dialogo, il confronto, la collaborazione, quelli che io chiamo i verbi di non organici, che sono utilizzati nel clima aziendale. Bisogna avere la capacità di ascoltare, appartenere, collaborare, sincronizzare, sintonizzare tutte le azioni, rischiare non è rischiare solo soldi, rischiare significa affermare cose anche non condivise dai capi, dai responsabili, però assumendosi anche la responsabilità della decisione, sfidarsi nel mercato e generare altre imprese che propagano il modello che tantissimi imprenditori portano avanti, e che sarebbe utile invece cercare di fare scouting, di individuare un'attività che oggi, secondo me, non sta facendo nessuno. Non lo fa nella chiesa, non lo fa nelle associazioni, parlano più di volontariato, ma anche il volontariato, se non vuole dipendere dal pubblico, deve avere la capacità di sostenersi sul mercato economicamente. Quindi bisogna avere il coraggio di dire: il modello non può essere quello delle multinazionali, un modello fagocitante, ma un modello generativo, un modello che è in grado di contaminare processi, avviare processi di costruzione di imprese che la pensano con un po' di presunzione, un po' come noi, cioè come noi tre che vedo ora qui, perché è evidente che c'è un filo comune che ci mette insieme. Grazie, grazie Nicola. Naturalmente questa è la prima puntata, io sto già definendo le prossime con altri imprenditori, e man mano che si sparge la voce, quella che era già una convinzione personale si conferma, perché abbiamo veramente tante imprese che riescono a farlo in maniera differente rispetto a quella classica. Chiudo un attimo il discorso dell'agrivoltaico, perché ovviamente
oggi non è una puntata dedicata all'agrivoltaico, ma sicuramente molti continuano a essere preoccupati. Li invito a vedere il video che abbiamo girato proprio nel vigneto di Nicola Mele, lo trovate sui miei social, lo trovate sui suoi social, YouTube, eccetera. Facciamo vedere proprio questo vigneto quasi normalissimo, nel senso che appunto sopra ha questa parziale copertura questa parziale copertura, Gianni, migliora il microclima sotto e rende molto più produttivo. Stiamo individuando dei filoni. Oggi io sono qui, sono in macchina, perché siamo a Eruzioni del Gusto, dove si presentano tutti i vini nel museo nel museo di Pietrarsa delle ferrovie italiane. Siamo stati invitati dall'Enea a presentare i nostri vini, che sono diversi e molto più interessanti stanno venendo fuori dalle microvinificazioni fatte. Cioè l'agricoltura viene non tutte ovviamente, cioè, bisogna distinguere le piantagioni che hanno beneficio con il parziale ombreggiamento. Al sud ci sono stati quest'anno 4 mesi di sole incredibile, e se non ci fossero stati i pannelli ad attutire l'insolazione e a portare un vantaggio con la raccolta delle acque che si può fare dai pannelli e con il minore stress idrico che subisce il terreno, i risultati che otteniamo non li avremmo certo potuti ottenere. Forse riusciremo a fare dei vini molto molto interessanti dal punto di vista proprio anche della tecnica di vinificazione, perché al sud non si possono fare facilmente degli spumanti, ma se noi siamo in collina a 350 metri con dei pannelli, forse possiamo fare, perché sono venuti fuori proprio dei dati di pH e di acidità positiva che ci potranno consentire di fare delle spumantizzazioni molto molto interessanti. Capite bene che per la Puglia, regione siti bonda per eccellenza, raccogliere l'acqua, sfruttare il sole per attutirne le avversità che produce in termini di siccità, non stiamo parlando di banalità, stiamo parlando di territorio, di terra, di ambiente e di persone che ruotano attorno a questa cultura che spero e credo, sono convinto, ci accomuna, e questo desiderio di portare avanti quelle intuizioni di Adriano Olivetti, che diceva: ma può essere il fine di un'impresa solo il profitto? E anche quello che ci deve spingere è anche l'altra sua affermazione e personale, che io faccio mia con modestia, ma mi piace farlo. Lui diceva: in me non c'è che futuro. Perché? Perché era un innovatore, bisogna anche essere innovatori. E per essere innovatori non è che bisogna fare delle cose sconvolgenti, perché noi con il campo agrivoltaico abbiamo solo messo insieme il concetto di come fanno le pergole veronesi e trentine e dell'innovazione dei pannelli e del fatto che volevamo salvare la terra. È questo che ci ha portato l'attenzione dell'Enea e l'attenzione di università americane. Non sei chiaro quello che sto dicendo? Guarda, io ti ringrazio, perché era quello che avrei tentato di dire molto meno bene di te. Aggiungo solo il fatto che persino quantitativamente tu hai espresso molto sulla qualità, ma se guardate il video vedete che anche quantitativamente la protezione dal troppo sole, perché troppo sole può anche far male, lo vedete proprio visivamente a occhio nudo, che la parte soleggiata a metà uva rispetto alla parte parzialmente coperta dei pannelli. Un quarto, tant'è che il professor Boselli di Verona, che ci segue come impostazione di ricerca, le prossime volte ha detto che dobbiamo buttare l'uva a terra, perché la produttività è troppo sotto i pannelli e quindi bisogna scegliere i grappoli migliori per avere
anche degli effetti di vinificazione molto più importanti. Quindi la produttività è 4 volte superiore sotto ai pannelli. Bene, allora lo ha detto il proprietario del terreno, quindi lo ha detto lui, io non ho detto niente. E, tra l'altro hai parlato di bisogna avere coraggio di dire che le cose non sono come vengono fatte, come appaiono nei mass media, e qua mi dai il gancio per ricordare a tutti che così come abbiamo oligopoli in vasti settori, dall'energia alla farmaceutica, anche l'agricoltura è sempre più un oligopolio, ma ce l'abbiamo anche dal punto di vista comunicativo, perché già molti anni fa il 90% delle agenzie di stampa era in mano a 4 soggetti, a 4 agenzie di stampa, 2 statunitensi, 1 francese e 1 britannica. Quindi per dire che dobbiamo stare sempre molto attenti a quello che circola nei mass media, perché anche lì c'è un grosso oligopolio, e quello che dicono non è per forza la verità. Non sto dicendo che sia per forza sbagliato o per forza falso, ma nemmeno il contrario, non è per forza la verità. Prima di concludere volevo, o meglio, volevo chiedere a Durim se il colloquio l'ha stimolato, se gli è venuto in mente qualcos'altro, se vuole aggiungere qualcosa. Diciamo che l'interazione è interessante, sia perché ha toccato tutta una serie di aspetti, non solo di dinamiche aziendalistiche, ma anche di risultati, di soluzioni tecnologiche, visto e considerato l'esigenza attuale. Io ritornerei un po' anche a quello che è, come dire, l'oggetto di questa puntata, cioè di guardare qual è il giusto equilibrio tra profitto, no, e solidarietà all'interno di un'azienda. Dal mio punto di vista rimane fermo il concetto che un'azienda ha ragione di esistere ed è sostenibile solo ed esclusivamente se è capace di produrre profitto. Quindi non lo bannerei così tanto il profitto, insomma, no? Perché è molto importante, perché è quello che garantisce poi dopo affinché ci sia una socialità all'interno dell'impresa. Poi dopo questo profitto viene conseguito, distribuito e quant'altro, si aprono tutta una serie di scenari dove ciascuno, può abbracciare un percorso e quant'altro. Io sono contrario all'idea delle aziende no profit, ma perché perdono poi di vista la motivazione, no? Io ho la fortuna e la sfortuna di aver vissuto la mia infanzia in uno stato dove si applicavano certe teorie che ha dimostrato oggettivamente di essere fallimentare, proprio perché, come dire, nel momento in cui si opta o per profitti zero o per profitti al massimo, sono 2 schemi di gioco che non portano niente di buono. Quello che è importante sottolineare è che oggigiorno nella nostra società, ovviamente noi parliamo dell'Italia, ma riguarda un po' tutta l'area occidentale, c'è una forte crisi di valori. E questa crisi di valori è dovuta a una serie di elementi che non stiamo adesso a elencare, perché ce ne vorrebbero delle settimane. Io penso che se un'impresa entrasse nel business dei valori troverebbe oggi poca concorrenza e tanta gente a volervi partecipare. Quindi un'impresa, oltre a produrre profitto, deve essere un esempio, no, di valori. Quindi nel momento in cui si associano questi 2 elementi, insieme ad altri, ma questi, se l'impresa appoggia la sua crescita sul il valore della persona, i valori che debbono essere fra le relazioni delle persone, cercando di dare un futuro, perché il futuro può avvenire solo ed esclusivamente se l'impresa si trova nella condizione di reinvestire. E giustamente un'impresa può reinvestire nella misura in cui genera dell'utile. Oggi si parla sempre di più, tra un po' di tempo sarà obbligatorio per alcune imprese
fare i bilanci di sostenibilità d'impresa, no? E quindi fra questi valori che bisogna elencare all'interno della bilancia della sostenibilità ci saranno tutta una serie di elementi che devono essere coerenti con quello che si vuole conseguire a livello di utilità sociale, non solo di semplice profitto. Quindi quante emissioni di CO2, quanto che tipo di organizzazione aziendale vi è dentro, è tutta una serie di elementi. Io ho sempre timore quando si parla del profitto e quando questo si banalizza, perché per dare il valore a qualcosa non è detto che per forza bisogna toglierlo a qualcos'altro. Per cui ci tenevo a precisare questo passaggio, perché se no non si può fare solidarietà se non si hanno le energie per fare solidarietà. Quindi il cosa te ne fai del profitto è una cosa, il banale il profitto personalmente ritengo che bisogna prestare attenzione. Spero che non sia transitato dai miei interventi l'idea che il profitto... No, ma non era... Concordo anch'io e do per scontato tutte queste cose, cioè se non si fa profitto l'azienda muore e le società non profit devono comunque fare profitto. Ora è chiaro che se chiedono aiuto allo Stato dipenderanno dallo Stato, questo è inevitabile. La forza delle nostre imprese deriva invece dalla capacità di fare il massimo profitto possibile, ma questo massimo profitto possibile non è il fine dell'impresa. Il fine dell'impresa è vivere e far vivere bene tutte le parti che sono in gioco, i materiali, i collaboratori, i fornitori, i clienti, che non devo vedere come persone da sfruttare, ma come persone da servire in un giusto equilibrio prezzo-prestazioni. Ecco, con gli interventi non vorrei aver dato l'idea di scusami se ti interrompo, forse sarebbe stato dovuto un preambolo. Cioè il mio intervento non era, come dire, a completare il tuo di intervento, era semplicemente aggiungere qualcosa come affermazione, perché spesso mi capita che, ovviamente ciò di cui stiamo parlando oggi insieme, mi capita di parlare anche con gli altri, allora se non si sottolineano bene alcuni passaggi, spesso l'interlocutore può fraintendere. Sono perfettamente d'accordo con te e non vorrei aver dato l'idea che sono sull'altra sponda, sono sulla tua sponda. No, i vostri interventi mi danno modo di spiegare con l'esempio proprio di banca etica, perché le banche normali fanno come il loro obiettivo, diciamo così, principale è quello a fine anno di distribuire dividendi agli azionisti e ovviamente dividendi più ampi possibili. Questo è l'obiettivo normale, medio, della stragrande maggioranza delle banche: distribuire dividendi in maniera che i soci sono contenti e anzi magari ne arrivano di nuovi. Banca etica anch'essa ha dei profitti, ma nello statuto che ricordo a tutti è, diciamo così, la Bibbia per un'azienda, nello statuto è indicato che questi profitti non vengono dati agli azionisti, ma vengono portati in capitale sociale, cioè rimangono all'interno della banca, che così può fare più prestiti l'anno successivo. Perché ricordiamoci che la legge, tra l'altro giustamente, dice che una banca può prestare in proporzione al capitale sociale, perché il capitale sociale fa da garanzia che la banca ha effettivamente denaro vero e non denaro, diciamo così, fittizio, virtuale. Quindi banca etica persegue anch'essa il profitto, ma è uno strumento, non è l'obiettivo, è uno strumento, tanto è vero appunto che a fine anno ha fatto 1 milione di euro di profitti, non li distribuisce ai soci, che quindi non sono soci per speculare su questo tipo di impresa,
ma semplicemente per dire ok, io voglio una banca che si comporti come un buon padre di famiglia. Tanto è vero che la banca, prima di concedere un banca etica, prima di concedere un finanziamento, prima ancora di guardare il business plan economico, guarda quella che è una valutazione generale di come il progetto imprenditoriale, diciamo così, andrà a toccare un po' tutto l'ambiente, un po' il paese in cui opera, l'ambiente, i dipendenti, tutto quanto. Se questa valutazione è positiva, allora fa assolutamente la valutazione del business plan, perché è un prestito che deve tornare indietro e quindi l'azienda che ha chiesto il prestito deve essere un'azienda, diciamo così, tra virgolette, sana, che produce del reddito, grazie al quale potrà restituire il prestito. Quindi certamente, certamente sì. Diciamo così che un conto è fare la carità, un conto è quando lo Stato vuol fare la carità e allora lì sappiamo che è una cosa completamente diversa. Qui parliamo, come ho detto dall'inizio, di modelli di impresa che stanno assolutamente in piedi con le loro gambe, assolutamente con le loro gambe, ma riescono a farlo in maniera molto più redistributiva. Ok, detto questo, io ringrazio moltissimo gli ospiti, invito chi ha visto questa trasmissione a condividerla con amici e conoscenti, ne faremo altre con altri imprenditori. Io preciso solamente che continuo a usare il logo del Movimento 5 Stelle perché, essendo il coordinatore del Comitato Transizione Ecologica, sono convinto, come disse dall'inizio Beppe Grillo, che non si fa nessuna transizione, non si fa nessuna rivoluzione se non c'è un cambio culturale, se non c'è chiaramente uno sviluppo culturale, e sono convinto che avere anche il modello di queste società e di portare le società sempre di più su un piano di sostenibilità, che ormai è diventata la parola d'ordine, perché se voi andate a vedere nelle direttive europee, nei regolamenti europei, e ricordiamolo che l'Europa governa l'Italia perché regolamenti e direttive hanno una forza giuridica superiore alle leggi nazionali. Quindi tutto quello che viene deciso in Europa con regolamenti e direttive deve essere rispettato e assorbito dalla legislazione italiana. E quindi dicevo, se fate un excursus qualsiasi sull'Unione Europea, troverete che ormai la parola sostenibilità è diventata pervasiva, è un mantra totale e non potrebbe essere diversamente, perché se vogliamo che i nostri figli e nipoti possano ancora correre sui giardini e vedere le farfalle e avere i raccolti, perché poi alla fine tutto quanto si riduce sul fatto che bisogna che la terra continui a produrre cibo, gli oceani continuino ad avere i pesci e soprattutto il fitoplancton, perché ricordiamoci che più che della metà dell'ossigeno che respiriamo, letteralmente più della metà dell'ossigeno che respiriamo, non viene prodotto dalle foreste terrestri, ma viene prodotto da quelle marine, fitoplancton, alghe, eccetera, eccetera. Più della metà dell'ossigeno, ripeto, non proviene dalle foreste terrestri, ma proviene dall'ecosistema marino, che è in grado di fare la fotosintesi anch'esso. Non fa la fotosintesi solo la pianta terrestre, lo fa assolutamente anche tutta una serie di organismi marini, per cui abbiamo totalmente bisogno di mari e oceani sani, altrimenti moriremo soffocati, e questo ce lo dice la chimica e la fisica. Detto questo, io ricordo anche che nel tentativo di facilitare un percorso verso un modello maggiore di sostenibilità è nata anche una nuova associazione no profit che si chiama Collaboriamo e che ha per obiettivo quello di migliorare ancora il modello benefit. Molti conosceranno già il modello delle società benefit. Bene, questa associazione ha come
l'obiettivo di migliorarlo ulteriormente, di rendere il sistema ancora più sostenibile e più equo. È nata da altri due imprenditori olivettiani che sono Antonio Fierro e Fabio Tagliazzucchi, quindi li cito perché l'idea è decisamente la loro. E chi è interessato può andare nel sito web di Collaboriamo, che è societacollaborative.it, www.societacollaborative.it. E detto questo, io ringrazio nuovamente gli ospiti, chi ci ha seguito, e spero di vedervi ancora e sempre di più numerosi nelle prossime puntate. Nelle prossime settimane darò le prossime date. Quindi grazie a tutti, buona giornata a tutti. Buona giornata, un caro saluto.